salto di Nicola Berti, diventa San Difese e nell'asta sale a 2.30 la sticella. Iniziata anche la gara del giovellotto e in pedana in questo momento ci va Federica Botter. Piazza subito un lancio molto al di sopra dei 40 metri l'atleta della Brugliera per i tagli. Forse era numero l'anno. E questo è il primo lancio di Emilia Campana. Emilia Campana della Valpolicella del Quattrocina, che si presenta a questa gara con un personale di 41 e 40, anche per lei nullo. Maggiormente accreditato di questo salto in lungo con 6,90.
veterana del Giavellotto Federica Botter, Rogliera Fioritani. E questa volta buona il Giavellotto di Federica Botter, vicino ai 50 metri, e dovrebbe essere valido bandiera bianca dalla pedana. Vediamo la misura di Federica Botter. Porta al comando Federica Botter con questo lancio. Intanto andiamo a conoscere quelli che saranno protagonisti nella prima serie dei 400 ad ostacoli maschili. In corsia 1 Omar Spritz della Tecnica Nelly, accredito 1.03.56. In 2 Emanuele Lazzaro Visavano, privo di accredito. In 3 Matteo Carpano Valpolicella, non ha accredito. In 4 Is Olivier Poroiu del San Vitese, anche lui primo di accredito. In 5 Nicolò Marconi dell'Espandia, Atletica Insieme. Ed in 6 Francesco Vitturi del team Treviso. Buono questo salto di Venturini, si presenta con un personale di 6.33.